dice tutto di tutti. In collaborazione con... Tra poco il taglio del nastro, grandi nomi, grandi guest, tutte le maison più importanti della Campania sono alla 28ª edizione di Tutto Sposo. Sì, è straordinario il fermentare di questi attimi prima dell'inizio di questo evento che è uno dei più importanti in Europa. È un evento importante sotto il profilo economico, vale 2 miliardi di euro in Campania come filiera produttiva, è un marchio di mostra oltremare affidato a un privato e la dimostrazione è che quando pubblico e privato si mettono intelligentemente insieme si produce economia e ricchezza. Poi la Campania, diciamo, mantiene alto il tasso demografico con il matrimonio, quindi con i figli, la famiglia, investiamo in famiglia. Investiamo nel futuro, siamo la regione più giovane d'Europa, il che significa che le nostre imprese, che il nostro territorio, la nostra città sarà sempre una città più giovane e quando ci sono i giovani ci sono le nuove idee, la capacità di essere società dinamica. Il dinamismo porta di per sé ricchezza per tutti. Poi l'ente mostra si pone all'attenzione del Mezzogiorno d'Italia come centro di congressi, meeting, appuntamenti, fiere. Siamo un sito straordinario, 70 ettari, abbiamo il centro congresso più grande d'Europa, abbiamo circa 40.000 metri quadri espositivi, tanti eventi importanti, sì, siamo il centro di riferimento del Mezzogiorno del paese, ma vorremmo esserlo anche dell'Europa. Rimanete con noi perché tra poco parte la 28ª edizione di Tutto Sposi. Sposi. Noi subito faremo una domanda: se il cuore di Cosima è impegnato, perché tu tra la fiction, il cinema, ballerina, tale e quale show, voglio dire, dove trovi poi il tempo per dedicare a te, alla tua vita privata, al tuo lui? No, il tempo si trova, perché credo che l'amore sia un sentimento importantissimo. Il sentimento più bello e va coltivato giornalmente, non c'è il lavoro che tenga e non si mette da parte mai. Quanto ti senti donna impero? Io devo ringraziare Luigi Auletta perché questo è il terzo anno in cui mi sceglie come sua testimonial e l'eleganza con la quale Luigi fa sentire una donna principessa veramente credo che sia il massimo, quindi è un piacere indossare questi capi così ricercati, così femminili e così eleganti, quindi per me è veramente bello essere scelta da lui per questa linea così fine, così elegante. Dicevamo con Cosima che tu vesti le guest e sono tutte per te donne straordinarie, sono tutte vere regine, principesse. Assolutamente sì, poi con Cosima quest'anno abbiamo realizzato una campagna bellissima, lo spot è stato girato a Villa Guarracino, anche il lavoro fotografico e io in lei sinceramente ho visto un po' la personalità di ogni singola sposa, perché Cosima è una persona molto umile, io gli voglio veramente tanto bene, perché
ha avuto tantissimo successo, ma è riuscita a rimanere se stessa. E questo è un dato importante per ogni artista, perché nel pubblico trovano il successo, ma nel pubblico devono trovare anche la loro famiglia. Quindi veramente io gli voglio un bene dell'anima. È una donna molto semplice. Quest'uomo mi fa commuovere ogni santa volta, ragazzi. Grazie Luigi. L'affetto per lui è ricambiato e non è una sviolinata, lo sa, perché lo sentiamo, noi lo sentiamo. È veramente un piacere lavorare con lui sempre. A quanto scegli un po' queste forme, questo designer di questa tua collezione, che ogni anno veramente è un successo, che le donne, voglio dire, in tutto il mondo ricercano i tuoi capi, perché sono capi di alta moda, ma sono capi portabili da red carpet, ma anche da sera, per un drink, una serata di gala. Impero è un brand poliedrico, quindi riesce a vestire ogni forma di donna, dalla taglia silhouette anche dalla taglia importante, quindi noi regaliamo femminilità, classe e bellezza, che oggi è importante per la donna riscoprire la propria femminilità, e noi uomini dobbiamo essere dei bravi osservatori e apprezzare la bellezza della donna, che da sempre ci regala dei momenti straordinari per tutta la nostra vita. How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter, that fills my empty heart with love divine. To share this life with you now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. Now and hereafter, how wonderful to know that you are mine. Dicevamo che Impero Couture fa sognare tutte le donne, ma anche gli uomini. Poi voglio dire, tu sei Impero, sei un uomo Impero. Sono un uomo che potrebbe andare, che ne so, al Festival di Cannes, potrebbe andare agli Oscar, eh? Questa sera è veramente un abito, come dire, stellare, ci piace. Anche perché sembrano abiti un po', diciamo, particolari per il red carpet, giustamente come te dicevi, ma sono abiti portabili, tu ti senti a tuo agio. Beh, direi di sì. Certo, io, come dire, vorrei vedere uno sposo o un uomo, insomma, che decida un giorno di essere diverso, di avere un tocco di eleganza, ma anche di, come dire, un po' di sbelluccichio, e sceglie appunto di mettere un abito così. In ogni caso, l'eleganza maschile ormai, no, sai, tu che sei un uomo elegante, sai che l'uomo ha poche cose, no, che differenziano poi i capi che ha nell'armadio. La moda, no? È tutta spostata sulla donna. Sì, diciamo che l'uomo ha sempre quelle quattro cose da dover mettere, può variare, insomma, blu, nero, marrone per quanto riguarda l'abito,
però poi ecco, il tessuto in questo caso fa la differenza, magari gli accessori, no? La cintura, la scarpa, i gemelli, ecco, quelli sono gli elementi che fanno la differenza in un capo da uomo. È un ritorno un po' alla cravatta, diciamo, una cravatta anche particolare. Sì, secondo me l'uomo elegante ha la cravatta. La cravatta, anche se poi l'eleganza non passa attraverso chiaramente la cravatta, ma la cravatta rende l'uomo... È una componente, sì, rende l'uomo affascinante. Le donne credo che nell'uomo elegante ritrovino un po' quella galanteria di una volta, no? Il cuore di Beppe è impegnato, non è impegnato? In questo momento no, è veramente libero. Dopo una storia di 3 anni, il cuore è libero. Però credi fermamente... matrimonio, della coppia? Credo fermamente nell'amore, secondo me l'amore è il motore della vita, quindi se si ama sicuramente si ha una ragione per vivere. Quando non si ama purtroppo bisogna amare se stessi, amare magari le persone che possono essere gli amici, la famiglia, però l'amore è un elemento fondamentale, quindi prima o poi bisogna sperare di trovarlo, mai cercarlo, perché quando si cerca non si trova. Arriva da sé. C'è quella freccia che ti colpisce, sapete, Eros che colpisce con la sua freccia, e quando capita non diresti mai che possa essere la volta giusta, invece quella giusta. Scegliere le persone da premiare è sempre molto difficile. Oggi c'è il premio Diva e Donna, magari ci sono tante dive, tante donne. Come si fa poi a scegliere tra le tante personalità, tra tante guest? È problema anche tante amiche. A volte è difficile scegliere quale amica anche premiare, perché oltre ad essere grandi dive, grandi donne, sono anche grandi amiche. Quindi è ancora più difficile, secondo me. C'è la componente affettiva, come fai a dire a te sì, a te no, è veramente dura. Però insomma, Diva e Donna è un giornale che credo abbia fatto della sua propria professionalità quello di poter giudicare e scegliere il meglio del mondo femminile da proporre al mondo femminile e perché no anche a quello maschile, per cui lo fa senz'altro molto bene Angelo Ascoli. Ma quando c'è poi, quando una donna diventa diva o nasce diva? Cioè si diventa diva o si nasce diva? Beh, un po', si nasce diva, molte donne diventano dive quando capiscono che hanno qualcosa da dare, quando veramente si rendono conto che valgono. Purtroppo molte donne, devo dirlo, hanno una visione di se stesse che è molto bassa. C'è un detto che dice che quando una donna si guarda allo specchio vede sempre un mostro, quando un uomo si guarda allo specchio vede sempre un Adone. Per cui ecco, io dico alle donne: volete sentirvi più dive? Cominciate a volervi bene e ad avere più fiducia in voi stesse, valete di più. Un premio mai più meritato, perché avete avuto un successo di critica e un successo di pubblico per questo film eccezionale. Voglio dire, chi è più diva delle due? Chi ha iniziato poi diciamo a essere attrice già in casa? Entrambe coltivavamo quest'arte, insomma, da tantissimo tempo, anche perché noi cantiamo oltre che recitare, quindi insieme abbiamo iniziato. Ho iniziato un pochino prima io, però comunque il periodo era quello, quindi
Sì, sì, ha ragione lei, cioè abbiamo iniziato insieme, anche se lei un pochino prima di me, però abbiamo coltivato insieme questa passione. Il cinema molto spesso è stato influenzato dalla moda e molte volte la moda è stata influenzata dal cinema. C'è questo connubio, no? Sì, assolutamente. La moda senza il cinema e il cinema senza la moda, secondo me, non potrebbe essere quel che è poi al giorno d'oggi. Indivisibile. Sì, ma poi soprattutto in questo film la moda ha un ruolo fondamentale, perché i vestiti che indossano le gemelle siamesi sono molto particolari, sono fatti da un bravissimo costumista, Massimo Cantini Parrini, che è un grandissimo artista. Quindi è molto importante anche per creare il personaggio, perché senza l'abito il personaggio non ha la sua caratteristica e la sua personalità. Avete fatto un giro anche negli stand, questa è una fiera internazionale del Mezzogiorno d'Italia, voglio dire Tutto Sposi. Vi è venuta voglia di convolare a nozze, magari non adesso, perché siete nel pieno del lavoro. Ma per adesso non lo so, però comunque il desiderio di ogni donna, di ogni ragazza è quello di andare all'altare con l'abito da sposa, quindi... Bianco? Certo che bianco, se non vai bianco non sei una sposa. È sempre un'emozione ricevere un premio, vero? Ma lo è soprattutto quando questo premio ti viene consegnato dal direttore di una grande testata come Dive Donna, che mi segue da tanti anni, forse dai miei primi passi in questo mondo. Diventa ancora più emozionante quando il premio te lo dà un uomo importante come Pascal Vicedomini, che organizza l'evento. In un evento che parla di matrimoni e di spose, io presto mi sposo finalmente, insomma dopo tanti al lupo, la notizia Marco. È vera, mi sposo con Marco Moraci, e poi è bello ricevere un premio nella tua città, a Napoli, dove ho scelto di vivere. Io sono di Sorrento, ma quindi napoletana, campana, e quindi ricevere un premio nella tua città è per me importante, me lo porto a casa veramente con grande orgoglio, e poi è anche molto bello. Ma tu quanto ti senti di là? No. Quindi questo abito, mi pare questo abito molto laminato. Allora, vuoi sapere cosa facevo mezz'ora fa? Davo la pappa ai bambini, struccavo i bimbi perché erano stati ad una festa una di mamma, Halloween. Una mamma per... E fino a mezz'ora fa facevo la mamma dei miei tre bambini. Poi si gioca, doccia, si infila un abito bello, perché sicuramente è bello. Chi è la sinistra? E Roberta Bacarelli, che amo tantissimo e che insomma mi veste in molte occasioni. E quindi niente, si gioca, gioco a far la diva, no, ma non mi sono mai presa sul serio. Le vere dive forse sono altre. È vero che poi dicevamo anche nelle altre interviste che il mondo del cinema è stato influenzato dalla moda e viceversa la moda ha influenzato il cinema. Beh, sì, forse il cinema influenza la moda. Esatto, forse ieri più di oggi. Anche se comunque si è aperto un nuovo settore, che è quello delle fashion blogger, che pure determinano insomma un po' le tendenze, chi le segue, chi è molto social ovviamente segue questo nuovo modo di comunicare la moda. Io non rientro in questa categoria, però ne prendo atto che insomma i modi di fare tendenza sono cambiati. Dicevamo che è sempre un'emozione, no? Ricevere dei premi, dei riconoscimenti, tu ne hai avuti tanti e penso io che molti tanti, anche sì. Come ho detto prima, per me ogni premio che ricevo, ogni premio per me è come se fosse il primo, quindi io mi emoziono sempre, veramente come se fosse il primo, perché trovo che un riconoscimento fatto vuol dire che insomma hai dato, no, artisticamente, non solo, anche umanamente. Tu hai ancora molto da dare. No, certo, questo sì, però in riferimento al premio mi emoziono particolarmente, perché insomma si dà valore a quello che si è fatto, no, e che si continua a fare. Ma più diva o più donna? O magari entrambi? Ma io sono donna. Ma che diva? Ma diva no. No, diva troppo no. Grosso. Diva no, le dive, parliamo le dive degli anni 50, quelle sì che erano le vere dive. Insomma, stiamo cercando di capire se la donna è più donna o è più diva, o magari la stessa donna può essere donna e diva. Ma secondo me una diva non è diva se non è donna. E viceversa. E viceversa. Ma fondamentalmente deve essere donna, secondo me. Questa è la seconda edizione del premio Diva e Donna. Sì, la seconda edizione, spero che non sia l'ultima, spero che diventi un appuntamento ogni anno abituale. Quest'anno abbiamo premiato più personaggi, gli altri anni diversamente,
Abbiamo anche fatto una premessa al Teatro San Carlo, dove abbiamo premiato la sovrintendente Purchi e soprattutto abbiamo dato il premio alla leggenda a Carla Fracci, che la nostra eccellenza. Indiscutibilmente la diva, la leggenda della danza. E a questo proposito mi ha fatto piacere venire direttamente da Milano a premiare la Fracci a Napoli, visto che c'è stata la polemica nelle settimane scorse del fatto che gli 80 anni della Fracci, che è stata per anni legata alla Scala a Milano, non sono stati celebrati dalla Scala e da Milano, ma sono stati celebrati da San Carlo a Napoli. Direttore, lei ha ricevuto anche un riconoscimento da parte del presidente Martina Ferrara. È sempre un piacere. È sempre un piacere. Non solo consegnare premi, ma anche ricevere. Beh, appunto, tutto è inaspettato, perché sapevo di dover premiare diversi personaggi. È comunque un piacere. E poi magari Tutto Sposi ha pensato anche a premiarlo. Infatti, e ringrazio Tutto Sposi. Magari lo condividiamo con la redazione. Sicuramente, perché come in ogni squadra, se senza la squadra non si va da nessuna parte. Il segreto di un posto al sole, 20 anni e appassionare ancora. Sì, questo è merito degli scrittori, vabbè, diciamo gli autori, tutti, però gli autori che veramente sono lì nella loro stanza a creare nuove storie per appassionare il pubblico. Merito comunque degli attori di mettere in scena, pare sapientemente, quello che... il nuovo ingresso di Luca Ward. Esatto, sì, una grande new entry, e devo dire che comunque questo è il bello, avere comunque anche delle guest star che hanno piacere, insomma, di partecipare a un posto al sole, perché comunque è un prodotto di grande successo. E quindi, insomma, fa piacere sia ospitare attori come Luca Ward e tanti altri che ci sono stati e ci saranno. Per cui decreta ogni cosa è il successo di un posto. C'è una persona o un gruppo, o magari tutto lo staff di un posto al sole al quale tu vorresti condividere questo premio? Ma o magari te lo vuoi tenere solo per te? No, questi premi vanno, tutto va condiviso nella vita, per cui è ovvio che questo premio naturalmente va dedicato a tutte le persone che hanno permesso di, hanno fatto sì che sia diventata la donna che sono oggi, l'attrice che sono oggi, e quindi tutti quelli che hanno contribuito a questo mio piccolo successo personale, voglio condividerlo con loro. Era annunciata un'edizione veramente particolare, di successo, perché ci sono delle guest internazionali quest'anno, però veramente c'è stato anche una grande affluenza di pubblico. Sì, è stata sicuramente questa 28esima edizione di Tutto Sposi significativa, un bel cambio di passo, direi. Non so se è puntata in alto, è cresciuta tantissimo la qualità degli espositori, delle sfilate, abbiamo visto veramente dei défilé di altissimo livello, e poi una partecipazione, come tu hai detto, veramente internazionale, non solo di guest star, ma di star mondiali, non ultima Carla Fracci, che oggi abbiamo potuto premiare alla carriera, il premio alla carriera di Vedonna, è una cosa molto importante per quella che è l'étoile mondiale della danza italiana. Anche questa edizione di Miss Tutto Sposi quest'anno abbiamo avuto la fortuna, io e Lorenzo, di essere stati chiamati da te e da Lino e da Martina per dare una mano, e abbiamo dato una mano per quello che potevamo. Ma sai, Alfredo, avevamo sempre pensato con Lino Ferrara, che è il patron di Tutto Sposi, che una manifestazione del genere dovesse offrire delle opportunità a delle ragazze napoletane. Cioè, le radici non le dobbiamo mai dimenticare. Le bellezze napoletane, abbiamo citato prima Sofia Loren, ma ne abbiamo tante altre, per fortuna. Era importante coltivarle e farle crescere. Il concorso era un'idea già da tempo coltivata, e però aveva bisogno di un cambio di passo. Ci siamo affidati a voi, perché intanto sul territorio rappresentate il meglio di quello che può essere la gestione organizzativa
di un concorso di questo calibro. D'altronde basta vedere le ragazze stupende alle mie spalle. Dopo le conosceremo. Esatto, per capire quale sono la base sulla quale ci si muove. Poi fondamentalmente, al di là di tutto, vogliamo far crescere delle ragazze del mondo del cinema, dello spettacolo, della bellezza, perché per fortuna a Napoli abbiamo una base larga. Lorenzo, abbiamo faticato non poco, perché il tempo effettivamente è stato veramente troppo poco. Quando Fabrizio ci ha chiamato insieme a Lino e Martina, noi ovviamente abbiamo risposto subito sì, perché conosciamo Tutto Sposi, conosciamo Fabrizio Chiune e conosciamo la famiglia Ferrara. È stato un lavoro durissimo, noi ci aspettavamo una presenza, io e te abbiamo fatto una scommessa che io ho perso, di 50-60 ragazze, ne sono arrivate oltre 90 e molte altre siamo state costrette a cacciarle quasi, e siamo soddisfatti.